Oggi, a passato e presente, parliamo dell'odissea dei prigionieri italiani nel corso della Prima Guerra Mondiale. Furono 600.000 i nostri connazionali che caddero prigionieri degli austriaci. 100.000 di loro non fecero ritorno, morirono. Ma per gli altri 500.000 il destino non fu molto, molto migliore, nel senso che furono sottoposti a vessazioni, ma soprattutto al disprezzo, o almeno una presunzione di disprezzo da parte del governo italiano, che li riteneva potenziali disertori, cioè pensava che fossero caduti nelle mani del nemico perché avevano voluto cadere nelle mani del nemico. E un poeta, Gabriele D'Annunzio, il più grande poeta dell'epoca, li definì addirittura imboscati d'Oltralpe. Dell'odissea dei prigionieri italiani nella Prima Guerra Mondiale parliamo oggi col professor Alessandro Berbero e con i nostri tre giovani storiche, Ludovica Valentino, Francesca Fanelli, Cecilia Corsaro. Professore, perché l'Italia odiò o diede l'impressione di odiare i nostri prigionieri che cadevano in mano al nemico? L'Italia era un paese fragile, l'Italia della Prima Guerra Mondiale era un paese giovane, era una specie di democrazia perché c'era il suffragio universale maschile, ma da pochissimo tempo. In realtà era un paese governato da una classe dirigente ristretta e che aveva una gran paura delle masse. Le vedeva poco patriottiche, pronte a scioperare, pronte a votare per i partiti di sinistra, e quando è scoppiata la guerra c'era una gran paura che i nostri soldati non la volessero fare quella guerra. E perciò la sensazione era che vero? Non era vero che non la volevano fare, ma erano contadini abituati a ubbidire da sempre, inquadrati da giovani ufficiali che erano studenti, entusiasti, patriottici, combattevano, ma i generali avevano paura di no. Poi ne parleremo. E fu un fenomeno solo italiano o in tutti i paesi ci fu qualcosa di analogo? No, quella ripugnanza del governo e delle gerarchie militari verso i nostri soldati che cadevano prigionieri ha pochi altri esempi. Forse l'Unione Sovietica di Stalin è andata in quella direzione. Professore, entriamo nel primo capitolo in cui parleremo del comportamento del governo italiano di fronte al problema dei prigionieri. Con la Grande Guerra, per la prima volta nella storia, quello dei prigionieri diventa un fenomeno di massa. Sono quasi 9 milioni i militari catturati dalle nazioni belligeranti che ora hanno il problema di alloggiare, nutrire e vestire centinaia di migliaia di uomini in stato di detenzione. Nel 1907 la Convenzione dell'Aia aveva stabilito che ai prigionieri di guerra dovesse essere garantito lo stesso trattamento alimentare riservato ai propri soldati. Ma i grandi numeri dei reclusi rendono subito difficile applicare questo principio. Austria e Germania si appellano ai nemici affinché intervengano direttamente in aiuto dei loro prigionieri. Francia e Gran Bretagna siglano un accordo e organizzano un piano per inviare cibo, vestiario e generi di conforto ai loro soldati. L'Italia invece rifiuta di sottoscrivere qualunque accordo. Gli alti comandi sono ossessionati dal fenomeno della diserzione. Soprattutto il generale Luigi Cadorna, capo di Stato Maggiore, è convinto che la maggior parte dei prigionieri si sia consegnata al nemico senza combattere, per vigliaccheria, per evitare la morte o sfuggire alla dura vita delle trincee. Il governo Salandra fa proprie le convinzioni di Cadorna e la decisione di non inviare aiuti di Stato ai prigionieri ha innanzitutto uno scopo punitivo nei confronti dei disertori. L'obiettivo principale per scoraggiare ogni idea di diserzione è far sapere ai combattenti che le condizioni di prigionia sono ben peggiori di quelle in trincea. È l'orrore della prigionia che bisogna ispirare nei soldati, scrive il generale Paolo Morrone, ministro della guerra. Ma non basta, vengono colpite anche le famiglie dei disertori, veri o presunti, con il blocco dei sussidi di guerra. Dopo Caporetto le cose peggiorano.
quasi 300.000 soldati italiani vengono catturati e vanno ad aggiungersi a quanti già popolano i campi di prigionia. Cadorna vede confermate le sue idee e attribuisce la disfatta a una diserzione di massa sobillata dalla propaganda socialista. È l'occasione per un ulteriore giro di vite del governo, che vieta anche l'invio di aiuti privati fino a quel momento consentito. Così centinaia di migliaia di soldati italiani sono condannati dal loro stesso governo a vivere una prigionia in condizioni estreme. Alla fine della guerra, dei 600.000 italiani detenuti, 100.000 non faranno ritorno, uccisi per lo più dalla fame, dal freddo e dalla tubercolosi. È il numero più alto tra tutti gli eserciti in guerra. Sulla posizione del governo e dell'esercito rispetto ai prigionieri, ascoltiamo le parole del generale di brigata Fulvio Poli. Ci troviamo nell'archivio dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. La Prima Guerra Mondiale si caratterizza anche per il fenomeno dei prigionieri di guerra per numeri imponenti. Basti pensare che solo gli italiani che vissero questa condizione furono quasi 600.000, 300.000 dopo i fatti di Caporetto. Nell'archivio custodiamo molta documentazione relativa a questi nostri colleghi, anche fotografica, per dimostrare le privazioni che furono costretti a subire. Vigeva all'epoca la quarta convenzione dell'AIA del 1907, relativa alle leggi e agli usi di guerra. Nel regolamento annesso, all'articolo 7, stabiliva il trattamento del quale dovevano godere i nostri colleghi, in particolare relativamente al vitto, al vestiario e all'alloggiamento, che dovevano essere gli stessi dei militari dell'esercito che li aveva catturati. Queste foto sono ben diverse rispetto a quelle di propaganda nemiche. Qui possiamo vedere soldati italiani catturati, ben nutriti e ben provvisti anche di sigarette, di vino. Gli ordini che venivano dati nell'ambito del Regio Esercito per la custodia dei prigionieri di guerra austro-tedeschi erano tassativi e nel pieno rispetto della Convenzione dell'AIA del 1907. L'Italia non poteva farsi carico e non doveva, perché l'obbligo ricadeva sul governo che aveva catturato questi soldati. Quindi l'Italia non poteva farsi carico, anche perché il Servizio Informazioni aveva le prove che questi aiuti potevano in realtà alimentare lo sforzo bellico austro-ungarico. Francesca Fanelli, diserzione. Era un incubo L'ossessione. Quello della diserzione durante la Prima Guerra Mondiale. Sì, come abbiamo visto nel primo filmato, si può parlare proprio di un'ossessione che produsse una normativa davvero rigida. In particolare nel decreto Cadorna dell'agosto del 17 si vietò di superare le 24 ore per un ritardo quando i soldati dovevano rientrare dalle licenze, sì. Esatto, in deroga ai 5 giorni previsti dal codice penale militare. E questo produsse una diserzione involontaria, perché molti che rientravano e non per proprio volere facevano un ritardo, ovviamente decidevano di fuggire piuttosto che passare sotto il tribunale militare, anche perché era prevista la pena di morte in questo caso. Rifaccio a lei la domanda, diserzione, ma non era un'ossessione quella? Certo, in quelle guerre il fenomeno della diserzione non va sottovalutato, ma l'idea che chiunque cadesse in mano al nemico era un disertore a me sembra eccessiva. No, ma infatti bisogna distinguere, il fenomeno veramente drammatico è la diserzione davanti al nemico. Cioè sono quelli che una bella notte decidono che loro ne hanno abbastanza della guerra e perciò scappano con tutti i pericoli che questo comporta, attraversano la terra di nessuno e vanno ad arrendersi dal nemico. Quelli sono i disertori che rischiano la fucilazione se vengono presi, anzi ci sono racconti di disertori che vengono visti mentre cercano di raggiungere le linee nemiche, lo racconta anche Lussu in Un anno sull'altipiano, e allora dalle nostre linee si spara per abbatterli prima che arrivino. Questo però era un problema che avevano tutti gli eserciti, perché con milioni di uomini in trincea, che fanno una vita da cani, mangiano schifosamente e rischiano la vita tutti i giorni, è chiaro che ogni notte c'è qualcuno che scappa. Certo. Anche perché poi quando scappi, in fondo hai assicurato la tua vita, sia che il paese in cui sei scappato vinca, che perda la guerra,
là starà in pace. Non sì, così almeno speravano, ed è per questo che la nostra propaganda invece si preoccupa di dire ai soldati: guardate che nei lager degli austriaci si muore, naturalmente. Però non è che se uno invece tornava con più di un giorno di ritardo dalla licenza lo fucilavano. Però gli facevano passare un guaio, indubbiamente, perché c'era questa tendenza a vedere la diserzione dappertutto. Cecilia Corsano, che ripercussione ebbe tutto questo sulle famiglie di questi disgraziati? Le ripercussioni più forti, diciamo, si ebbero anche soprattutto sulle famiglie dei prigionieri, alle quali venivano sottratti i sussidi statali, e questo era un ulteriore modo per, appunto, scoraggiare, non solo per punire i disertori, ma anche per scoraggiare i soldati che avrebbero, nella mente appunto di Cadorna, voluto disertare. Beh, quello che dice Cecilia Corsara è davvero impressionante, nel senso che se uno finiva in mano al nemico, non solo perché facciamo l'ipotesi che non fossero disertori, non solo aveva la mala sorte di finire in un campo di prigionia che non era certo allegro, in più alle tue famiglie rimaste in patria venivano tolti i sussidi, venivano trattate come famiglie di traditori. Sì, sì, no, la cosa aberrante è appunto questa equiparazione dei prigionieri a disertori, che non credo fosse automatica, perché comunque noi siamo un paese legalitario, e quindi si aprivano procedimenti e venivano processati i nostri soldati, che intanto stavano a Mauthausen magari, ma qui da noi venivano processati e poi alla fine del processo venivano, se del caso, dichiarati disertori, e a quel punto scattavano queste misure. Era un meccanismo paranoico. Adesso ascoltiamo un brano dal diario dello scrittore Carlo Emilio Gadda, prigioniero degli austriaci. 25 ottobre 1917. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo. Li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi. 27 ottobre. Arriviamo dopo una penosissima marcia a una segheria e vi dormiamo in un mucchio di trucioli. Il 27 mattina giungiamo a Kirchheim. Ci viene dato il primo cibo alle 18, cioè 53 ore dopo essere stati presi prigionieri. Ci siamo aggiustati coi viveri di riserva di Sassella e con rape colte lungo la strada. 29 ottobre. Durante la notte si dormì allo scoperto, poi in una chiesetta. Nessuna organizzazione per i prigionieri. Fino alle 15 nessuna distribuzione di viveri. Rape e cavoli colte dai soldati nei campi. 1 novembre. Dalle 6 di ieri siamo chiusi in Trento in un carro merci e trascorriamo una tetra regione di colline e grandi boschi. Il clima freddo, umido, aumenta le nostre sofferenze. Bisogna dormire sdraiati sul pavimento nudo e sporco e provvedere con artifizi ai nostri bisogni. Finora non abbiamo visto cibo. 2 novembre. Siamo nuovamente fermi in una stazione di questo interminabile viaggio. I soldati sono ammucchiati nei carri merci, scoperti, e tremano per il freddo che è già forte. Il viaggio dura ormai da 36 ore circa. Vorrei ricordare che Carlo Emilio Gadda, uno dei più grandi scrittori italiani, l'autore del pasticciaccio brutto di Via Merulana, nel maggio del 14 era stato fra quei giovani che erano andati in piazza tirando il cappello in aria, inneggiando all'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale. Poi passa qualche anno, viene fatto prigioniero ed ecco queste dolenti note. Ludovica Valentino, lei ha scritto delle cose molto interessanti sulla baracca dei poeti. Ma che era questa baracca dei poeti? In prigionia effettivamente Gadda si trovava nella baracca 15C, che prende il nome di baracca dei poeti, proprio in ragione delle personalità di spessore culturale che vi si trovavano al suo interno. Non soltanto Gadda, che parlerà dei suoi compagni in Compagni di prigionia, un capitolo del Castello di Udine, ma anche per esempio Bonaventura Tecchi, che scriverà Baracca 15C, e tra i racconti di Gadda c'è proprio un ricordo di Ugo Betti che si allontana in segreto per fare qualcosa, qualche sotterfugio, e viene fuori che scriveva anche lui, tant'è che infatti nel 1922 tornerà
e pubblicherà Il Repensoso, una raccolta di poesie figlie di questa esperienza di prigionia. Ecco, professore, il filo conduttore di questi autori di cui ha parlato adesso Ludovica Valentino è il ripensamento, è come tornare sulle considerazioni che le avevano portati a festeggiare l'ingresso nella Prima Guerra Mondiale. Non è, glielo chiedo come provocazione, non è riscontrabile in questo ripensamento qualcosa che può legittimare a posteriore i sospetti dello Stato Maggiore, di quelli che li tenevano d'occhio, insomma, che li avrebbero tenuto d'occhio e che rifiutavano di mandargli il cibo per che facesse una vita agiata. Ma dunque, a parte il fatto che i nostri scrittori erano tutti ufficiali, naturalmente, e a loro la Croce Rossa italiana era autorizzata a mandare i pacchi, era soltanto ai soldati semplici, cioè la stragrande maggioranza dei prigionieri, che non bisognava mandarli, gli ufficiali li ricevevano. Dopodiché questo pentimento non è in realtà un venir meno del patriottismo. Certo, Gadda, che è entrato in guerra da giovane studente entusiasta, ha avuto tempo di raffreddare i suoi entusiasmi già prima di essere catturato, ma raffredda il suo entusiasmo non nell'amor di patria. Gadda perfino nella Seconda Guerra Mondiale scriverà un racconto in memoria dei caduti della battaglia di Capo Matapan. Lui rimane legato sentimentalmente all'idea della patria che sta combattendo, e però Gadda, sottotenente degli alpini, aveva maturato una profondissima sfiducia verso i superiori, la gerarchia, i generali italiani che lui definisce asini. Però ovvio che i generali ricambino questi sentimenti, avvertano un'ostilità. Ma entriamo nel secondo capitolo, quello in cui parleremo delle terribili condizioni dei prigionieri nei campi di detenzione. L'alto numero di prigionieri costringe gli stati belligeranti a ripensare luoghi e modi della detenzione. Vengono costruiti dei campi con baracche che possono contenere decine di migliaia di uomini. I lager, che diventeranno tristemente famosi nel secondo conflitto mondiale, nascono durante la Grande Guerra, come il campo di Mauthausen, in Austria, che ospita molti prigionieri italiani. Nei campi austriaci e tedeschi, gli ufficiali sono rigidamente separati dai soldati. Mentre per i primi le condizioni di vita sono relativamente buone, almeno all'inizio, per gli altri la prigionia diventa progressivamente un inferno. Le poche risorse di Austria e Germania, insieme alla decisione del governo italiano di non inviare aiuti, producono effetti devastanti. Le razioni di cibo sono scarsissime, non superano le 1000 calorie al giorno. I detenuti sono vestiti di stracci, non hanno scarpe. Avere una coperta per la notte è un lusso e nelle baracche di legno, spesso, la temperatura va sotto zero. La maggior parte dei soldati prigionieri è costretta a lavorare, cosa da cui sono dispensati gli ufficiali. Le condizioni sono durissime, con lunghe marce e anche 12 o 14 ore di lavoro al giorno. I più sfortunati sono quelli inviati stabilmente fuori dal campo, in cave o miniere, a costruire ferrovie o trincee. Trattati come schiavi, molti di loro non faranno mai ritorno, decimati dalla fatica, dal freddo e dalla fame. Per tanti soldati l'unico conforto è la corrispondenza con i propri cari. Ma le lettere partono e arrivano con difficoltà. L'ufficio censura dell'esercito italiano controlla ogni missiva con l'intento di smascherare i disertori. Così la corrispondenza si accumula, non è distribuita e spesso viene distrutta. È proprio dalle lettere che in Italia si viene a sapere delle terribili condizioni dei nostri prigionieri. L'opinione pubblica reagisce in modo duplice a queste notizie. C'è chi, condizionato dalla propaganda di Cadorna, li considera dei traditori che non meritano di essere aiutati. D'Annunzio li chiama imboscati d'Oltralpe e ci sono addirittura padri che per lettera ripudiano i figli accusati di diserzione. Ma c'è anche chi accusa il governo di essere troppo duro con i suoi soldati e chiede di aiutare i prigionieri, così come hanno fatto i governi di Gran Bretagna e Francia. I socialisti si fanno portavoce di questo sentimento e nel giugno 1918 danno vita a una campagna stampa sull'Avanti per l'invio di pane a spese dello Stato.
Ludovica Valentino, l'invio di pane a spese dello Stato. C'era un problema fame pazzesco. Sì, se c'è qualcosa che emerge in tutte le testimonianze è proprio la questione dell'alimentazione. La fame terribile, più della morte come la definisce Gadda, è qualcosa che porta a conseguenze estreme, addirittura porta a rovistare nella spazzatura, a mangiare la carta, a mangiare la paglia, porta a nascondere il corpo di un compagno deceduto per quanto più tempo possibile pur di ottenere ancora per qualche giorno le razioni di cibo. So che sono discorsi che non si dovrebbero fare, però si mangiava di più e meglio in trincea che nei campi in cui venivano reclusi i prigionieri. Lì almeno il vitto era grosso modo garantito. Sì, specialmente per i nostri, già un po' meno per i soldati austriaci, perché in realtà lo sfondo che è necessario tenere presente per capire queste cose è che certo nei campi, nei lager, si chiamavano lager già allora, tedeschi o austriaci, mi permette nessuno... di interromperla, professore? Lei prima ha lasciato cadere, come se si trattasse di un nome qualsiasi, il nome del lager, del campo di Mauthausen. Come è noto, Mauthausen fu uno dei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, i campi di concentramento nazisti. È stato famoso due volte, uno nella guerra 14-18 e uno nella Seconda Guerra Mondiale. Ma c'è una qualche parentela fra quei campi e i lager nazisti? C'è una differenza perché appunto nella Prima Guerra Mondiale nessuno voleva far morire di fame i prigionieri, e non c'erano ovviamente le SS, le camere a gas, e nessuno voleva che morissero. Certo però, se purtroppo le condizioni sono queste, noi non ci possiamo fare granché. Il problema è che negli imperi centrali fa la fame la loro popolazione stessa. Hanno tutti i porti chiusi, le flotte alleate dominano i mari. In questi paesi non arriva niente. La Germania, che è ricca, fa la fame. In Germania il popolo tedesco ha ricordato poi sempre l'inverno 16-17 come l'inverno delle rape. Erano finite anche le patate. L'Austria è molto più povera. A Vienna la gente muore letteralmente di fame e perfino i soldati austriaci in trincea dimagriscono ogni giorno. Quindi non c'è dolo da parte dei tedeschi e degli austriaci nel modo di trattare i prigionieri, solo che mentre la Francia e l'Inghilterra mandano alimenti, come possono, l'Italia non lo fa, e questo è il tema. È così, poi certamente c'è brutale indifferenza, insomma i campi di prigionia non sono mai stati luoghi piacevoli e chi fa la guardia a una folla di prigionieri diventa rapidamente disumano, ma non c'era l'intenzione espressa di farli morire, non c'era niente da dargli da mangiare e appunto gli altri grandi paesi occidentali avevano degli accordi e mandavano le cose e noi non l'abbiamo voluto fare. Perché non l'abbiamo voluto fare? Ma per quello, perché ci sono su questo dichiarazioni chiarissime nella corrispondenza fra ministri e generali. Non bisogna che i soldati si mettano in testa che in quei posti lì si vive bene, devono sapere che lì si muore peggio che in trincea, per l'appunto devono aver paura all'idea di finire a Mauthausen. In realtà poi qualche generale dirà: siamo riusciti a fare in modo che i nostri soldati abbiano ancora più paura del nemico di quella che già avevano, ma è indubbio che la propaganda batte su quello. Scusi, perché i francesi e gli inglesi non si comportarono come gli italiani? Ma loro hanno, teniamo conto che loro si sono trovati di fronte al problema già fin dal 14, sono entrati in guerra un anno prima di noi, si sono trovati a che fare con la Germania, non con l'Austria, e con la Germania hanno deciso fin da subito di prendere degli accordi anche di scambio di prigionieri, perché le classi dirigenti di quei paesi non erano così sfiduciate sul patriottismo del popolo come invece era in parte la nostra. Ultima domanda, e noi come li trattavamo i prigionieri austriaci? Allo stesso modo, cioè nessuno voleva farli morire di fame, però nelle rare testimonianze pubblicate di prigionieri austriaci in Italia il tema è sempre quello, la fame disperata. E gli austriaci mandavano cibo? No, non avevano niente, morivano di fame loro. I prigionieri austriaci che abbiamo catturato nel 18 a Vittorio Veneto in media pesavano, se ricordo bene, 45 kg. E adesso le faccio vedere un filmato, ascoltiamo cosa scrive nel 17 alla famiglia un prigioniero proprio di quel campo, Mauthausen. Mauthausen, 22 dicembre 1917. Carissimi, siamo prossimi ad un secondo Natale mille volte più triste e doloroso di quello passato.
L'anno scorso i pacchi ci hanno aiutato, ma quest'anno dubito assai che ci si riesca a sfamare. Qui da 3 giorni ci danno 1/8 di pagnotta al giorno, 2 ringhe alla mattina e 1/2 gavetta di rape alla sera. Vedete voi altri se è possibile vivere. E immaginate la fame, che tortura lenta di tutti i giorni. Per darvi un'idea, davanti ad ogni baracca si butta in un'apposita cassetta la spazzatura, tutta l'immondizia della baracca. Ebbene, dentro cerchiamo di trovarvi una testa o un resto di arigna, una foglia di cavolo, e la mangiamo vivamente. Ecco a quali punti siamo ridotti. Il termometro è sceso ai 21 ed è stazionario sui 15 sotto zero. Carbone per riscaldare non ce n'è nemmeno negli ospedali e quasi ogni mattina si trova nelle baracche qualche morto per inedia e assideramento. Preferirei 10 anni di fronte che 10 mesi ancora di questo supplizio. Professor Barbero, l'abbiamo detto all'inizio, l'Italia ha avuto 600.000 persone che sono state fatte prigioniere. Di queste 300.000 dopo la rotta di Caporetto. Cambiò dopo Caporetto il clima nei confronti di questi poveri disgraziati, loro dico che erano finiti nelle mani del nemico? No, non subito, perché anzi dopo Caporetto è il momento in cui arriva al parossismo l'ossessione di Cadorna, ma anche di altri, che sia la vigliaccheria dei soldati, la codardia dei soldati che ha provocato la disfatta. Come dire, c'è un'ondata di odio contro la seconda armata, che è quella che è stata sconfitta a Caporetto e che diventa sinonimo di viltà. Ci sono testimonianze del fatto che quando i prigionieri di Caporetto arrivano nei lager, i prigionieri italiani che erano già lì da prima li accolgono con odio e con disprezzo, perché perfino i prigionieri italiani nei lager hanno già saputo che a Caporetto quei vigliacchi della seconda armata si sono arresi, sono scappati. Quindi in realtà ci vorrà ancora un bel po' prima che cambi. E quando si può dire che è cambiato l'atteggiamento, la sensibilità quantomeno nei confronti di questo tema? Via via che si andava verso la vittoria nel paese sono nati dei movimenti che cercavano di far cambiare un po' atteggiamento. Ad opera dei socialisti? Sì, dei socialisti, dei cattolici. La Croce Rossa aveva cercato a lungo di ottenere il permesso dal governo di organizzare l'invio di pacchi, era stato concesso appunto solo per gli ufficiali e non per gli altri. La Croce Rossa invece spinge e alla fine delle aperture vengono fatte. Però la sensazione è che l'atteggiamento delle gerarchie continua a essere molto diffidente. È incredibile. La guerra dura dal 1915 al 1918 e solo negli ultimi mesi del 1918, gli ultimi mesi di guerra, l'atteggiamento delle autorità pubbliche italiane cambia. Ma non finisce più questa storia, c'è di peggio. E apriamo il terzo capitolo, che è il ritorno in patria dei prigionieri dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. I governi che si succedono durante la guerra mantengono tutti la linea dura sul tema dei prigionieri, fino alla fine. Solo nell'agosto 1918 il ministro per l'assistenza militare, Leonida Bissolati, invia in Austria 5 vagoni carichi di gallette. Una misura tardiva e del tutto insufficiente. 4 novembre 1918. Alla conclusione del conflitto, gli austriaci abbandonano i campi di prigionia e gli italiani che vi sono rinchiusi. Per centinaia di migliaia di soldati, ridotti per lo più a larve umane, inizia un drammatico esodo verso i confini italiani. Arrivano in tutti i modi, a piedi, con mezzi di fortuna, senza cibo, vestiti di stracci. Molti muoiono durante il viaggio.
Il governo e gli alti comandi sono preoccupati da questo rientro in massa. Sanno che gli ex prigionieri nutrono sentimenti ostili nei confronti di chi li ha abbandonati e ne temono il potenziale eversivo. Il primo obiettivo è tenerli lontani dalla popolazione civile. Per questo il generale Armando Diaz, che aveva sostituito Cadorna dopo Caporetto, prima ancora che finisca la guerra, elabora un piano per spedirli tutti nelle colonie di Libia. Un piano poi accantonato. Così l'arrivo in patria per gli ex prigionieri è drammatico e penoso. Nei primi giorni non ricevono alcuna assistenza e vengono lasciati vagare per le città come torme di mendicanti. Poi, siccome su di loro aleggia ancora forte il sospetto di diserzione, vengono trasferiti in centri di raccolta per essere interrogati e, nel caso, processati. Questi centri non sono molto diversi dai campi dove avevano trascorso la prigionia, né tanto diverse sono le condizioni di vita. Cibo scarso, pochi vestiti, pidocchi, sporcizia. Il risultato è che un mese dopo la fine della guerra, 500.000 soldati italiani sono di nuovo prigionieri, questa volta in patria. L'opinione pubblica comincia a manifestare malumore, sostenuta dalle campagne stampa dei socialisti sull'Avanti. Il governo si rende conto che questa massa di uomini è una bomba sociale che può esplodere da un momento all'altro. Il primo ministro Vittorio Emanuele Orlando sollecita il Comando Supremo a sveltire gli interrogatori e a migliorare il trattamento degli ex prigionieri. Alla fine, dà l'ordine di smantellare i campi, operazione che inizia a fine dicembre e si conclude a metà gennaio 1919. Ma il nuovo governo di Francesco Saverio Nitti fa di più. Nel giugno 1919 decide per un'indennità di guerra da dare anche agli ex prigionieri, oltre che ai soldati combattenti. E a settembre vara un decreto di amnistia per buona parte degli accusati di diserzione. Il provvedimento libera 40.000 detenuti su 60.000 ed estingue 110.000 processi sui 160.000 ancora in corso. Francesca Fanelli, 160.000 processi. Sa dirci qualcosa di questo? Beh, certo, ancora è forte, come abbiamo visto, la diffidenza nei confronti dei prigionieri. Non so, professore, magari la commissione d'inchiesta del 19 è l'evento che un po' fa giustizia a loro, perché finalmente è ufficiale che alcuni non erano disertori. In fondo, dopo la fine della guerra, ancora pesa, grava su di loro il sospetto di diserzione, nonostante fossero anche emerse delle verità. Sì, anche se va detto che in effetti alla fine della guerra il clima è abbastanza quello del colpo di spugna. L'ultima cosa che a noi sembra scandalosa è effettivamente l'aver raggruppato tutta questa gente in campi anziché lasciarli andare subito a casa, ma lì è un automatismo volerli interrogare sulle circostanze in cui sono caduti i prigionieri, che devo dire io, facendo il mio mestiere, non riesco neanche a condannare, perché grazie a quella ossessione noi oggi disponiamo di una fonte straordinaria, perché non ai soldati semplici, che in parte erano anche analfabeti, ma a tutti i 19.000 ufficiali italiani tornati dalla prigionia è stato chiesto di redigere una relazione scritta raccontando in che circostanze era avvenuta la loro cattura. E queste 19.000 relazioni stanno all'archivio storico dello Stato Maggiore Esercito, che abbiamo visto prima in un filmato, e lì c'è il racconto di quei 19.000 ragazzi che comandavano plotoni e compagnie. Capisco, e sono caduti prigionieri. Che per lei sia un piacere. E per oggi noi è un piacere, purtroppo non riesco a dolermi. Però per quegli ufficiali era un'umiliazione. Tornavano vittoriosi, perché un conto è se la guerra fosse andata male. Ma loro tornavano vittoriosi dopo che la loro patria aveva vinto e li inchiodavano a rispondere a delle autorità militari con una relazione scritta dove ognuno poteva andare a spulciare, a vedere se non c'era qualche piccolo peccato che si nascondeva. Non è bello? No, è così, però appunto io non riesco a dolermene e in ogni caso mi sembra che venisse accettata la loro parola. Infatti non c'è mai nessuno che dice mi sono arreso io, dice sempre i miei soldati hanno cominciato a sventolare i fazzoletti bianchi e allora anch'io non ho potuto fare altro che arrendermi. Cecilia Corsaro, però quel grumo è rimasto, tant'è che nel 2015, pochi anni fa, siamo tornati a parlare di quei disertori.
Infatti nel 2015 è stata fatta una proposta di legge proprio per riabilitare i soldati che erano stati fucilati e uccisi da mano amica dallo Stato italiano. E proprio sul termine riabilitazione questa legge si è arenata, perché si è criticato il termine riabilitazione e si è proposto invece di utilizzare il verbo perdonare. Quindi da questo dibattito si capisce che la questione riguardo ai disertori, ai condannati a morte, alle responsabilità dello Stato italiano non è ancora chiusa. Certo. Secondo me il termine perdono è peggiore dell'altro. Però io direi che lì è uno di quei, non dico uno di quei misteri italiani, però è un groviglio di buio ancora, in questo senso. Il nostro esercito ha fucilato molto nel corso della Prima Guerra Mondiale, molto di più nella prima che nella seconda, quando c'era la dittatura. Invece l'Italia liberale fucilava molto facilmente i suoi soldati. Non abbiamo cifre, perché noi abbiamo soltanto i verbali dei tribunali militari, ma ogni ufficiale era autorizzato e anzi obbligato in teoria a sparare sul posto o a far fucilare sul posto i soldati che si dimostravano vigliacchi o non obbedivano agli ordini davanti al nemico. E non c'è nessuna statistica che possa dirci quante volte è successo, ma io so che in ogni memoria di un ufficiale della Prima Guerra Mondiale che uno legge trova almeno un caso in cui lui ha visto fucilare dei poveretti che non avevano fatto niente. Allora quelli bisogna riabilitarli, evidentemente. Poi chi aveva effettivamente invece disertato davanti al nemico, lì spiace dirlo, ma in ogni paese fucila i disertori veri e propri. E in quel caso lì uno potrebbe anche parlare di perdono. Ma professore, non le pare che la Francia abbia affrontato la questione con più decisione? Perché la discussione di cui ci ha parlato adesso Cecilia Corsaro, in Francia è stato un caso nazionale, da noi, come ha detto la Corsaro, è andata un po' seminascosta, credo che gran parte del nostro pubblico non ne sappia niente di quella discussione. Perché la Francia lo ha fatto con maggiore coraggio? Ma a dire il vero, di quello che è successo in Francia non sono così ben informato da poterlo dire, però certamente da noi la memoria della Prima Guerra Mondiale è una cosa che ancora non è, appunto, un problema non risolto, come tanti altri problemi della nostra storia del Novecento, su cui ancora il paese è pronto a spaccarsi. Senta, professore, è ovvio che non posso lasciarla andare via per un tema così dolente, ancora così dolente, senza che lei ci abbia consigliato due o tre libri per approfondire questa questione. Ma io ne consiglierei uno che è fondamentale, perché c'è una studiosa in Italia che ha dedicato gran parte della sua vita a studiare questo problema dei prigionieri di guerra, che è Giovanna Procacci, e il libro si chiama Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra. E direi che basta quello per cominciare ad avere un'idea dell'ampiezza del problema e di quante cose irrisolte ci sono ancora dentro. Non lo faccio mai, però prima di andare alle conclusioni la ringrazio in modo particolare, professore, per il modo equilibrato con cui ha affrontato uno dei temi più spinosi della Prima Guerra Mondiale. Il ringraziamento va al professor Alessandro Barbero, ma anche a Ludovica Valentino, Francesca Fanelli e Cecilia Corsaro. E passo alle conclusioni. Alessandro Barbero ci ha ben spiegato come fu solo nell'estate del 1918 che il governo italiano si mosse a pietà per quei nostri prigionieri in Austria. E lo fece attraverso un ministro socialista, Leonida Bissolati, strano, curioso personaggio. Bissolati era nato nel 1857, poi dopo la guerra di Libia era stato espulso dal Partito Socialista perché il Partito Socialista condannava quell'intervento. E Bissolati aveva fondato, insieme ad altri, un partito socialista riformista. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale la cosa si era ripetuta. Bissolati era stato interventista, aveva vestito la divisa nonostante avesse quasi 60 anni, era stato ferito e poi fatto ministro dopo la rotta di Caporetto. Beh, fu una fortuna che quel socialista fosse stato fatto ministro.
perché si deve a lui l'invio di quei 5 vagoni di provviste alimentari.